Ma dov'è l'intercettazione? Non si trova, maledizione. Ma dov'è l'intercettazione? Ma dov'è? Dopo il 2006 sembrava tutto finito, e come son tornati su ancora non l'ho capito. Già abbiamo anche riprovato con l'acciaio dello stadio, ma adesso con l'andrangheta li cacciamo in un bel guaio. Il loro presidente parlava con i tifosi, e questi son comportamenti davvero pericolosi. E anche se non son sicuro, c'è una strana telefonata, la spiffero alla stampa ed è fatta la frittata. Ma dov'è l'intercettazione? Non si trova, maledizione. Ma dov'è l'intercettazione? Ma dov'è? Ma dov'è l'intercettazione? Non si trova, maledizione. Ma dov'è l'intercettazione? Ma dov'è? Mi sa che senza lotte abbiamo fatto il conto, e sto processo mediatico ci si ritorce contro. Davvero Agnelli non sapeva chi fossero quei tifosi, come farà il povero Ziliani con le sue bianconere nevrosi. Qualcuno alla federazione farà la figura del pecoraro, e i gufi rimarranno con in bocca il solito amaro. O troviamo chi di Agnelli ci sa fare l'imitazione, o ci dedichiamo alla prossima invenzione. Ma dov'è l'intercettazione? Non si trova, maledizione. Ma dov'è l'intercettazione? Ma dov'è? Ma dov'è l'intercettazione? Non si trova, maledizione. Ma dov'è l'intercettazione? Ma dov'è? Ciao.